Mutu e la Fiorentina, un rapporto che si sta deteriorando ultimamente a causa della solita ed immancabile pecunia, che i soldi devono essere sempre lì pronti a mettere zizzania tra chiunque, nel mondo del calcio specialmente. Quello che volevo dire, io non volevo esprimere un parere, un giudizio sull'atteggiamento del calciatore che decide di andare nella data squadra che gli offre più soldi, perché più o meno tutti fanno così. Ne parlavo anche ieri, ieri mi sembra, sì, in conferenza stampa a Baden per Rotta, che diceva: ragazzi, smettiamo di essere ipocriti, il calciatore va dove gli offrono più soldi perché ha una breve carriera davanti, deve pensare al futuro, alla famiglia. Va bene, è abbastanza comprensibile. Cioè, più che altro complimenti a Perrotta che ha detto le cose come stanno. Più che altro io sono rimasto deluso dall'atteggiamento che Mutu ha tenuto o ha tenuto ultimamente per mezzo del suo procuratore Alessandro Moggi, di cui non voglio parlare assolutamente perché, vabbè. Per quanto riguarda il suo rapporto con la Fiorentina, che lui aveva definito nemmeno 11 mesi fa, vitale ed eterno. Carta canta, fu scritto sulla Nazione un anno fa, è stato riscritto oggi in occasione di questo allontanamento probabile da parte di Mutu dalla Fiorentina, dove si capisce che Mutu ha trovato in Firenze una nuova casa, diciamo, un Eden dopo tutti i suoi trascorsi passati, soprattutto quello di Londra, a causa del quale Mutu vorrebbe chiedere più soldi, visto che deve versare una multa di 12 milioni di euro alla FIFA, al Chelsea, non ho capito bene se a una delle due o a entrambe addirittura. Io non glieli posso dare. Non so cosa pensare. È stato rischioso da parte di Mutu un anno fa dire certe cose, cioè Firenze è la mia casa, è la mia vita, io voglio stare qui a lungo, oppure addirittura chiudere la carriera qui. Queste dichiarazioni l'hanno legato a Firenze, alla società, alla piazza, al tifo, a doppio filo. E quindi è un po' difficile adesso andarsene. È rischioso, non perché gli verranno messe le mani sul viso, non credo arriveremo mai a questi livelli, però la città rimarrebbe piuttosto delusa. O si parla di un matrimonio serio e le regole si rispettano, si mantiene la parola e uno rimane nel posto che ama a vita, se no uno non dice assolutamente niente e fa quello che vuole. Anche Mutu può fare quello che vuole. Mutu è adulto e vaccinato, può fare benissimo ciò che vuole fare. Le dichiarazioni di amore eterno a Firenze certo non lo aiutano in questo momento. Se se ne vuole andare, tanto i contratti ormai nel calcio non valgono assolutamente più niente, sono come bolle di sapone, se se ne vuole andare se ne vada. Però che sappia che se qui era il fenomeno, allo Schalke 04 non so se sarà il fenomeno. Sarà un grande giocatore, ein großer Spieler, però non so se sarà il fenomeno come era qui. Non so se avrà la squadra intorno a sé che giocherà per lui. Non ne sono molto sicuro. Nemmeno nel Bayern Monaco. Nemmeno nel Bayern Monaco. Va bene che il Bayern è una squadra tonica. Però non credo che sarà disposta a giocare soltanto per lui. Che ci pensi bene. Che ci pensi molto bene. Anche perché io personalmente spero che rimanga, insomma, non fa schifo Mutu come giocatore, no? E lui ci pensi bene. Tu mi dondola. Niente, se volete rispondermi, se volete parlarne, mi risponderete con un video, con un commento, con una lettera, con tanto di ciralacca in fondo, bene tutto. Ciao e forza viola.
squadra chi?